Andrea Fabbri, curatore di questo spazio espositivo con macchine fotografiche. Di che cosa si può ammirare qua? Qua si possono ammirare macchine fotografiche con soffietto, e ci sono delle Leica, ci sono delle macchine fotografiche sempre a soffietto ma molto più grandi, dei proiettori, delle lampade magiche, chiamate così, dei proiettori, e poi c'è il pezzo forte che è il proiettore, quello lì di cinematografico degli anni 50 circa. Una passione che nasce come e da quanto tempo soprattutto? Una trentina di anni fa, sono partito con la prima e poi non mi sono più fermato e sto ancora continuando. Questa è stata la prima ed è sempre una macchina a soffietto con lastre, e quella là è uguale, identica, solo un altro modello, e le ho trovate a Bologna e a Padova. Da 90? Sì. Adesso a me piace, dopo a tanti magari non può piacere, però questo qua viene da Padova anche lui, l'ho trovato lì, ed è un pezzo degli anni 50, abbastanza completo, perché ci sono tutte anche le lampade, a casa ho anche i suoi due motori dove si riavvolgono le bobine dei film. Richiama un po' il Nuovo Cinema Paradiso. Più o meno, sì, è una cosa così. Poi qua ci sono anche le radio, chiaramente tutte d'epoca, che ricordano un po'. Adesso quello là, magari quello, i suoi libretti, perché questi qua hanno il suo prezzo e tutto quello che è dell'epoca. Sagra che proseguirà fino a quando, e soprattutto ricordiamo il momento, no, del patrono, insomma, di Mezzogiorno. Sì, tiriamo fino al giorno 29, perché il 29 è il nostro patron. 29 sarà una sera totalmente dedicata come incasso agli alluvionati, purtroppo, della Romagna, che sono stati più sfortunati di noi. Ce ne dispiace, ma cerchiamo di aiutarli con quelle poche risorse di cui potremmo disporre, ma lo facciamo col cuore, lo facciamo volentieri.